Buongiorno a tutti, sono Nike e bentornati al mio canale. Questo in realtà era un video che dovevo già girare e caricare tempo fa, però diciamo che non ho avuto moltissimo tempo, infatti sono in grandissimo ritardo, perché questo è il libro sulle letture di gennaio 2015. E ho letto due libri e mezzo, se così si può dire, ma cominciamo da quelli che ho terminato. Il primo di cui vi parlo è questo qui. Angeli e Demoni di Dan Brown. È un libro scritto appunto da Dan Brown, pubblicato negli Stati Uniti nel 2000. In Italia viene pubblicato soltanto dal 2004 dalla Mondadori. Questo costa 18 euro, però credo che sia anche uscita la versione più economica e ha 564 pagine. Ed è il primo libro con protagonista Robert Langdon. Robert Langdon è professore all'Università di Harvard ed è un esperto di uno dei massimi esperti di simbologia religiosa. E una notte riceve una telefonata da Ginevra, dal CERN. Il CERN è forse il più importante istituto di ricerca d'Europa. Allora, riceve appunto questa telefonata dal direttore del CERN, che gli chiede aiuto per risolvere un caso di omicidio. Infatti è stato ucciso uno dei ricercatori del CERN. Langdon è un po' titubante e riceve poi un fax dal direttore con un dettaglio del cadavere. Questo dettaglio convincerà Langdon a partire per Ginevra. Ma una volta lì resterà poco al CERN perché dovrà andare a Roma per risolvere un caso che ha a che fare con questo omicidio di Ginevra. Infatti a Roma, in particolare nella città del Vaticano, sono scomparsi quattro dei cardinali che partecipano al conclave per l'elezione del nuovo Papa e sono i quattro più probabili per essere eletti. Hanno però soltanto poche ore per trovare i cardinali vivi. Allora, è un thriller molto avvincente, molto ricco di suspense che ti tiene incollato dall'inizio alla fine, che vuoi sapere come va a finire, se riescono a trovare i cardinali vivi, cosa c'è dietro, e non tutto è come sembra. Ci sono state molte critiche riguardo riguardo questo libro, perché parla anche di temi d'attualità e un po' controversi. Comunque, allora, questa per me è stata una rilettura perché io l'avevo già letto, Angeli e Demoni. Questo è stato il primo romanzo di Dan Brown che ho letto, e l'ho letto all'incirca, sarà, mi sembra, 3 o 4 anni fa, anche di più, ed è veramente bellissimo. Infatti poi, dopo aver letto Angeli e Demoni, mi sono appassionata ai libri di Dan Brown e li ho letti tutti. Cosa dire? Bellissimo. Infatti questa era quella di gennaio 2015, era credo la terza rilettura del libro perché è uno dei miei preferiti in assoluto. E il secondo romanzo di cui vi parlo è di un genere totalmente diverso perché è Non cambiare mai di Jessica Sorensen. Appartiene alla saga che si intitola The Secret. No, aspetta, sì. The Secret Series, ovvero la saga dei segreti, di cui fanno parte anche altri due romanzi. Che sono, aspettate che guardo i titoli. Allora, il primo della serie si intitola Non lasciarmi andare e il secondo Tienimi con te e questo è il terzo. I protagonisti sono, i primi due sono Ella e Mika, invece i protagonisti di questi due sono Lilla e, come si chiama? Ethan. E sono due amici di Mika e Della. Allora, i primi due credo che si debbano leggere uno dietro l'altro. E questo si può anche leggere così. Infatti, io gli altri due non li ho letti. E allora, Jessica Sorensen è la stessa autrice della trilogia delle coincidenze, che è formata da Contessera Diverso, Contessera per sempre e Contessa era un disastro. Questi libri sono tutti pubblicati dalla Newton Compton Editori. Editore?
No, Newton Compton Editori. E questo costa 9,90 euro, sì, e ha 346 pagine. Allora, una storia d'amore, innanzitutto. Questo libro è stato pubblicato nel 2013 negli Stati Uniti e nel 2014 in Italia. Lilla, può apparire la classica ragazza viziata che pensa soltanto a curarsi esteticamente, i vestiti, i soldi o cose così. Ed in parte è vero, perché le è sempre stato insegnato che deve essere una persona a modo, composta, deve essere ben vestita, ben truccata, insomma, tutte cose del genere. Però, ad un certo punto della sua vita si ritroverà, diciamo, in pratica in mezzo alla strada, senza soldi, si dovrà adattare alla vita vera di tutti i giorni, in cui bisogna lavorare, in cui bisogna pagare le bollette, le varie spese, insomma, e incontrerà Ethan. In realtà si erano già incontrati, però approfondiranno la loro conoscenza, ma in realtà anche Ethan ha un passato un po' difficile. Entrambi nascondono delle cose e sono delle cose che comunque li hanno fatti cambiare. Infatti loro non sono come appaiono in realtà. Mano a mano cambieranno in positivo perché il loro rapporto comunque li porterà a migliorarsi. Però ci saranno un po' di difficoltà, insomma. Non è sdolcinato come romanzo, però non è uno di quei troppi romanzi troppo melosi, troppo sdolcinati che ti fanno venire il diabete, insomma. In realtà ho già letto con tessera diverso, versione cartacea, poi ho letto questo, no, poi avevo letto la versione ebook di Con tessera per sempre, e poi avevo letto questo, e sono libri che mi piacciono molto, sono molto scorrevoli, discorsivi, consigliati a chi piace comunque il genere rosa. E questo è tutto, insomma. Poi, perché avevo detto che ho letto due libri e mezzo? Perché questi due li ho terminati. Poi, allora, io prendo i libri in biblioteca e ne ho presi altri due. Uno è Streghe, la riscossa delle donne d'Italia, di Lilli Gruber. La giornalista che era giornalista del TG1, che è questo qua. Allora, a me la tematica trattata dal libro, che è comunque diciamo il femminismo, la storia del rapporto tra donne e uomini dal Medioevo ad oggi, di come sono state viste e come vengono viste e trattate le donne, quindi dalla caccia alle streghe a insomma, dalla caccia alle streghe in poi, dei femminicidi, delle violenze sessuali che guadagnano meno degli uomini, della prostituzione, cose del genere, insomma. E di per sé come tematica mi interessa. E capisco anche che un libro del genere debba avere determinati toni, perché comunque c'erano anche delle cifre, delle statistiche, cose del genere. Però c'è modo e modo anche di scrivere di temi così seri, e a me la scrittura della Gruber non piaceva. Prendiamo ad esempio, che ne so, questo qua di Alberto Angela su Ramses II, no? Cioè, o che ne so, questo qua sull'antico Egitto di Agostino e Ragazzi. Cioè, capisco che non è la stessa cosa, però trattano argomenti seri, sono scritti bene, oppure che ne so, per rimanere in tema donne, questo qua Schiava di Zena, di cui vi ho fatto già la recensione, è sempre sul tema della violenza domestica, questo, però comunque è scritto bene ed è coinvolgente. Comunque l'ho abbandonato per quello. Sono arrivata a circa pagina 100-160 e poi l'ho mollato lì, appunto per quel motivo lì. E poi l'altro che avevo preso era Una vita migliore, no, Vita migliore di Nicola Savic, che è questo qui.
Savic aveva partecipato a una trasmissione di Rai 3, adesso non mi viene in mente il titolo del programma. Mi è venuto in mente il nome del programma, che era Masterpiece. Sì, Masterpiece. E avendo vinto questo programma, gli era stata offerta la possibilità di pubblicare il suo romanzo. E infatti il suo romanzo è edito dalla Bompiani ed è del 2014. Anche questo romanzo l'avevo preso in biblioteca e avevo letto, mi sembra, 2 o 3 pagine. E poi l'ho abbandonato lì perché in quel periodo era più portata a leggere generi diversi da quello, insomma, e quindi l'avevo riportato indietro. Però credo comunque che più avanti gli darò un'altra possibilità perché adesso voglio leggere comunque altre cose. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete letto i libri di questi autori o questi libri, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!